Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie letture del mese di aprile. Il primo libro che ho letto questo mese si tratta di una rilettura perché avevo già letto questo libro in italiano ma mi piacerebbe continuare la serie in inglese. Sto parlando di Harry Potter e la Camera dei Segreti. Me lo ricordavo diverso, sarà che ho letto appunto Harry Potter e la Camera dei Segreti in italiano veramente tanto tempo fa e ho sempre detto che era uno dei miei preferiti e rileggendolo adesso forse non è poi così tanto vero, nel senso che l'ho trovato meno magico rispetto al primo, mi aspettavo più magia, più coinvolgimento anche da parte mia e non c'è stato del tutto. Non mi ricordavo così fastidioso e arrogante Allock, Gilderoy Allock, un personaggio che veramente ho odiato, non lo sopportavo proprio. Sarà che sono cresciuta e quindi sono magari leggermente più critica o a posteriori penso alcune cose, non lo so. Comunque questo libro mi è piaciuto meno del primo, anche se è fantastico. E a proposito di Harry Potter, ci tengo a farvi vedere questa collana che è bellissima ed è ispirata alla copertina del terzo libro di Harry Potter, sempre nella versione inglese. Questa collana è stata realizzata da Linda, che è veramente bravissima, realizza bijou ispirati ai libri, alle citazioni o proprio alle copertine, accetta ordini personalizzati, quindi potete richiederle veramente qualsiasi copertina del vostro libro preferito. La trovate su Instagram come Books and Bijou oppure su Facebook e Etsy come Mademoiselle Noir Bijou. Comunque vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione. Mi raccomando, andate a sbirciare anche solo il profilo Instagram per vedere che cosa realizza, perché io sono rimasta veramente molto impressionata. Oltre a questa collana ispirata a Harry Potter, mi ha mandato anche una ispirata alla copertina di The Final Empire di Brandon Sanderson, ovvero Mistborn, l'ultimo impero, che è uno dei miei libri fantasy preferiti. Ho letto poi Assurde cronache dell'Apocalisse di Carlotta Pollini. Questo libro parla di un ragazzo che si sveglia un giorno e scopre di essere morto. Anche se in realtà non è tecnicamente morto, visto che si sveglia e riesce a pensare e a muoversi, ma è semplicemente uno zombie. Racconta della sua, diciamo, avventura nello scoprire chi l'ha ucciso, perché si è risvegliato così, farà poi incontri molto particolari all'interno del libro, stringerà amicizie, incontrerà persone veramente molto particolari, sempre legate al mondo un po' paranormale, diciamo. Questo libro non mi è piaciuto particolarmente. In primis non mi è piaciuto il protagonista, che ho trovato fin troppo arrogante, presuntuoso, e il libro è narrato dal suo punto di vista, quindi gran parte delle cose magari non mi sono piaciute proprio perché non mi piaceva il protagonista. Dovrebbe essere una lettura divertente, purtroppo io non l'ho trovato tale perché il tipo di umorismo che viene utilizzato non mi piace particolarmente. Ci sono alcune battute legate un po' a ciò che riguarda il sesso, non sono volgari o sconce, per carità, sono battute che farebbe tranquillamente chiunque al giorno d'oggi. Io personalmente però non le faccio e non mi piacciono particolarmente, quindi anche questa cosa non mi è piaciuta. E poi il titolo è Assurde cronache dell'Apocalisse. Mi aspettavo una vera e propria apocalisse zombie, invece per più della metà del libro la storia è molto statica, non succede granché. Questa apocalisse, diciamo, pensavo fosse il fulcro della storia e così non è stato. Comunque, se volete saperne di più su questo libro, ho fatto una recensione qua sul canale che vi lascio nelle schede e qua sotto in descrizione. Prossimo libro letto, L'amore arriva sempre al momento sbagliato di Brittany Cherry. Questo è uno di quei libri che se non mi avessero inviato così a sorpresa probabilmente non l'avrei mai scelto e mai comprato, perché dalla copertina e dal titolo mi sembrava il tipico romanzo rosa fatto con lo stampino, banale, molto irreale, insomma, e invece l'ho divorato in un giorno perché mi è piaciuto veramente tanto. La storia parla di Ashlyn, una ragazza che ha perso da poco la sorella a cui era estremamente legata e che si ritrova a dover andare a vivere con il padre che non vede da anni, che si è rifatto, diciamo, una nuova famiglia. E parla anche di Daniel, un ragazzo che anch'esso ha subito tanti lutti, ha dovuto affrontare tante situazioni familiari difficili, ha subito tante perdite e cerca di, diciamo, il proprio paradiso personale nella musica e nell'insegnamento. Questi due ragazzi si incontrano per caso sul treno e iniziano un pochettino a frequentarsi, e una cosa che mi è piaciuta veramente tanto è che la loro, diciamo, attrazione parte dall'amore per la letteratura, in particolare per Shakespeare. I problemi incominciano quando Ashlyn, trasferitasi appunto in una nuova città, deve incominciare una nuova scuola e scopre di avere come insegnante di letteratura Daniel. Ci sono molte cose di questo libro
libro che sono abbastanza irreali, come il fatto che due persone che non si conoscono e si vedono per la prima volta si sentono in un qualche modo attratte, unite, come se fosse destino, insomma, o il fatto che un ragazzo bellissimo di 22 anni sia già professore al liceo. La storia è narrata dal punto di vista sia di Aisling che di Daniel, altra cosa che mi è piaciuta molto, anche se ho trovato il punto di vista del ragazzo poco, diciamo, mascolino, cioè si vede che è una ragazza che scrive, perché diciamocelo, un ragazzo così bello e perfetto non esiste. Comunque, a parte questo, mi sono piaciuti tantissimo anche i personaggi secondari, in particolare la sorella appunto morta di Aisling, che voi vi direte è morta, come ha fatto a piacerti? Sebbene sia morta, questa ragazza è veramente super presente nella vita di Aisling. Mi sono piaciuti tanto anche i nuovi fratelli, diciamo, di Aisling, in particolare Ryan, che è un ragazzo omosessuale, pieno di vita, di gioia, che cerca di smontare tutti i luoghi comuni, gli stereotipi appunto sulle persone omosessuali. L'ho trovato estremamente divertente, intelligente, un personaggio molto interessante, molto sfaccettato, l'ho adorato veramente. È un libro che poi affronta tante tematiche diverse, oltre all'omosessualità anche l'orientamento religioso, si parla di droga, di lutto, il dolore della perdita, si parla di amore, delle difficoltà, diciamo, familiari. Mi è piaciuto che si parlasse di così tanti temi molto importanti, peccato che molti siano semplicemente abbozzati, accennati, non si va molto in profondità per queste tematiche. Altro libro letto questo mese è stato Il Corvo Rosso dell'Alta Società di Daniele Imbornone. Questo libro è un urban fantasy scritto appunto da un autore italiano che mi ha sorpreso veramente tanto. La storia parla di Saiferius, un persecutore, ovvero colui che è incaricato di raccogliere le anime delle persone destinate a morire qua sulla nostra terra, ed è incaricato dal mondo di sopra, quindi il mondo fantasy, diciamo, è strettamente collegato al nostro perché si trova appunto al di sopra. È servizio dell'alta società, una cerchia, diciamo, ristretta di persone che appunto hanno il potere e pensano di poter governare su tutti. Dopo un periodo di esilio viene richiamato al lavoro e, anche se controvoglia, accetta, perché in cambio gli viene proposta la risposta a una delle sue più grandi domande. Mentre a servizio qua sulla terra incontra delle persone molto comuni che temono molto la morte, ma anche altre che sono quasi disposte, diciamo, a sfidarle, delle persone interessanti che gli fanno mettere in discussione tutto ciò in cui credeva prima. È un libro che mi ha sorpreso veramente tanto perché è molto profondo, si parla appunto dello scopo della vita, ciò che importa, ciò che è importante, e Saiferius in particolare è un personaggio che mi è piaciuto molto perché è molto curioso nei confronti degli umani, è molto aperto a capire e comprendere vari punti di vista. Il mondo di sopra poi ci viene spiegato veramente molto bene e mi è piaciuto che fosse non un mondo a parte, lontano e distante dal nostro, ma che fosse veramente strettamente collegato e connesso, praticamente si integrano questi due mondi e quindi ci sono molti e vari riferimenti. Ciò che non mi è piaciuto molto è la storia, diciamo, tenera, romantica, che si viene a creare fra una delle clienti, diciamo, di Saiferius e Saiferius. L'ho trovata un tantino, non dico scontato o banale, però appunto l'ho trovata un po' irreale, ecco, non credo tanto nel colpo di fulmine, nel destino, in queste cose, insomma, e quindi probabilmente non sono riuscita ad apprezzare questo lato della storia proprio per questo. Anche su questo libro ho fatto una recensione, ma va! La trovate qua sul canale, ve la lascio nelle schede e qua sotto in descrizione nel caso foste più curiosi di saperne di più appunto su questo libro. Prossimo libro letto, Tra San Francesco e Tolkien, una lettura spirituale del Signore degli Anelli. Questo libro è una raccolta di saggi che hanno come protagonisti i luoghi, i personaggi, i temi trattati appunto nel Signore degli Anelli, e ha lo scopo di analizzare, diciamo, alcune di queste tematiche, parlando nello specifico ad esempio di amicizia, di sacrificio, di nostalgia. Si continua a parlare delle figure femminili del Signore degli Anelli, della loro importanza, ed è una lettura che mi ha veramente stupito tantissimo. Mi aspettavo una lettura più, tra virgolette, religiosa, e invece così non è stato. Anzi, mi aspettavo anche una lettura un po' superata, un po'
antica, perché comunque Il Signore degli Anelli è ormai un classico, è un libro veramente fantastico, ma è stato scritto veramente tanto tempo fa e mi ha stupito veramente tantissimo vedere come i temi trattati in quell'opera in realtà siano estremamente attuali. Mi è piaciuto anche che si facesse riferimento all'evasione dalla realtà, una cosa veramente attualissima, perché molte persone si rifugiano magari su internet, nel mondo virtuale, per scappare appunto dalla realtà, oppure leggono magari libri fantasy proprio per evadere da questo mondo. E sebbene Il Signore degli Anelli sia un'opera di fantasia, non rappresenta assolutamente un'evasione dalla realtà, ma anzi ci sono continui riferimenti al mondo d'oggi. Attraverso letture come queste, che vanno a fondo, approfondiscono i vari temi citando appunto direttamente l'opera, sto pian piano riuscendo a capire sempre di più di questa opera immensa, che rappresenta veramente un pilastro fondamentale del fantasy, ma della letteratura in generale. Quindi se siete delle persone curiose, che hanno piacere comunque di conoscere, di capire che cosa voleva dire un autore, se siete curiosi di scoprire di più, approfondire, io vi straconsiglio di informarvi, di cercare libri magari di approfondimento. Lascio il link qua sotto in descrizione per dove trovarlo, e anche il sito del Cerchio, da cui edito appunto questo libro e da cui sono editi diversi libri comunque che hanno per protagonista Tolkien e le sue opere. Ho letto inoltre La battaglia dei pugnali di Mary Lou. Questo libro lo attendevo veramente da tantissimo e volevo leggerlo già da un po' in inglese, ma il 14 aprile è uscito in italiano e quindi ho aspettato l'edizione italiana per leggerlo appunto nella mia lingua madre, diciamo. La storia è ambientata in un mondo afflitto da una terribile malattia che ha decimato letteralmente la popolazione. I sopravvissuti a questa malattia rimangono marchiati, hanno i capelli colorati, presentano magari delle macchie sulla pelle, delle cicatrici, e alcuni di questi sviluppano dei poteri molto particolari, come la nostra protagonista Adelina. Tuttavia questi sopravvissuti vengono considerati delle creature imperfette dai poteri appunto demoniaci, quindi vengono visti veramente di malocchio dalla società, e il padre di Adelina in particolare non fa altro che maltrattarla e anzi vuole svenderla al miglior offerente. Adelina per fortuna riesce a scappare, fra le tante cose che le succederanno in questo libro si imbatte nelle giovani elite, ovvero una cerchia di questi sopravvissuti con dei poteri speciali. La storia in generale mi è piaciuta comunque molto, perché il mondo che ci viene presentato mi ha affascinato tanto, ma non viene descritto tantissimo, si parla poco comunque delle tradizioni e dei luoghi. Quelle piccole cose che ci vengono presentate sono talmente affascinanti secondo me, che se ci avesse lavorato un pochettino meglio sarebbe venuta una cosa veramente spettacolare. Mi è piaciuto molto anche il fatto che il libro sia narrato dal punto di vista di Adelina, ma che ci siano a volte dei capitoli dedicati ad altri personaggi. Tuttavia sono veramente pochi e poco frequenti questi altri punti di vista, di personaggi comunque molto interessanti di cui mi sarebbe piaciuto scoprire molto di più. Ho fatto poi un po' fatica a finire questo libro perché a tratti non mi coinvolgeva per niente, non mi stava interessando. Non dico che mi annoiava, però non mi stava prendendo particolarmente in alcuni punti, soprattutto all'inizio, quando Adelina viene presa dalle giovani elite, quando fa una sorta di test. L'ho trovata una spiegazione sì interessante, dettagliata, però forse magari troppo pesante, si è dato troppa importanza a quella cosa piuttosto che ad altre. Per esempio, i personaggi secondo me sono caratterizzati veramente molto molto bene, non solo Adelina ma anche gli altri, e proprio per questo speravo che gli altri punti di vista della storia fossero più frequenti e più, diciamo, corposi, proprio per conoscerli ancora meglio, perché li ho trovati veramente molto interessanti. Nonostante questo libro mi abbia un po' deluso e mi sia piaciuto per alcune cose e non piaciuto per altre, sono molto curiosa di leggere il seguito. Il fumetto che ho letto questo mese è stato La chiamano estate delle cugine Tamaki, edito da Bao. Questa storia parla di Rosie e Windy, due bambine che si incontrano tutti gli anni in estate in un luogo di villeggiatura vicino al lago. Sono due ragazze totalmente agli antipodi come caratteri, sono molto diverse e anche fisicamente sono totalmente l'opposto. Tuttavia sono grandissime amiche e questo fumetto in sostanza parla della loro esperienza estiva, della loro crescita, delle loro prime volte, il primo amore, i primi film horror, le prime parolacce, le prime volte che si sente parlare di sesso. Insomma, è un fumetto carico di prime
prime volte, si parla veramente di tanti temi importanti, oltre al fatto di crescere, di questa smania, diciamo, del voler crescere subito, che penso che tutti noi abbiamo vissuto quel periodo nella nostra prima adolescenza, e proprio per questo mi ha fatto rivivere un po' quella che è stata la mia infanzia, appunto. Anch'io da piccola, per alcune settimane, magari quando prendevano le ferie i miei genitori, andavamo al mare, avevo gli amici appunto che conoscevo lì al mare, quindi mi ha fatto ripensare molto a questo e mi sono potuta rivedere un pochettino. Dall'altra parte, non mi sono piaciuti molti disegni. Alcuni disegni mi sono piaciuti, tipo Windy, mi piace molto come disegnata, forse perché è un personaggio più tondo, più morbido rispetto ad altri. I grandi, ma soprattutto i ragazzi più grandi, vengono rappresentati in maniera molto rude e grezza, e non mi è piaciuta molto questa cosa. Mi è piaciuto che il colore predominante dei disegni fosse il blu, perché comunque non sono a colori le tavole, però come potete vedere, invece che essere neri, i disegni sono blu, e mi è piaciuto tanto perché appunto la storia è raccontata in prossimità di un lago, quindi si fa riferimento anche in questo all'acqua. Altra cosa che non mi è piaciuta è che, se anche i temi, per quanto importanti e a tratti anche un pochettino pesanti fossero, vengono comunque raccontati in maniera abbastanza leggera e delicata. Non si fa mai riferimento in maniera troppo esplicita, magari, che ne so, al sesso o al problema della fecondità, dell'avere bambini. Viene sempre raccontato tutto in maniera abbastanza velata, ed è una cosa che da una parte mi è piaciuta e da un'altra no, perché l'ho trovato poco approfondito in questo senso. Fatemi sapere magari qua sotto nei commenti se lo avete letto, in questo caso che cosa ne pensate, perché sono veramente molto curiosa di sapere appunto l'opinione anche di qualcun altro su questo fumetto. Queste erano in sostanza le mie letture del mese di aprile. Qua sotto in descrizione trovate l'elenco completo di tutti i libri e fumetti citati in questo video, titolo e autore, perché a volte mi dimentico di citare qualche cosa, quindi non sia mai, trovate tutto qua sotto in descrizione. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto qualche libro o il fumetto che vi ho citato, in questo caso che cosa ne pensate, o se avete letto tutt'altro. Sono comunque molto curiosa di sapere i vostri pareri. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!